Se si pensa che nel 1990 vi furono solo 13 iscrizioni di American Staffordshire Terrier ai libri genealogici italiani, 9 nel 1991 e 33 nel 1992, si può avere l'idea della grande espansione che questa razza ha conosciuto negli ultimi anni, espansione che l'ha portata ad avere nel 2005 ben 773 esemplari registrati al registro origini italiano, dopo che nel 2004 aveva raggiunto l'apice con 982. Tanto favore da parte dei cinofili è veramente meritato, specie se si considera quanti pregiudizi e quanta diffidenza l'Amstaff, come viene familiarmente chiamata la razza, ha dovuto superare. I suoi antenati sono i Bullen Terrier inglesi, portati dai coloni che dal 1700 sono emigrati dalla Gran Bretagna fino al continente nordamericano. Si trattava di gente di tutte le classi sociali, dai padri pellegrini che nel 1600 raggiunsero a bordo del veliero Mayflowers le coste del Massachusetts per sfuggire alla persecuzione religiosa, ai condannati per reati vari che raggiungevano il nuovo continente per ricominciare una vita, ai nobili caduti in disgrazia che fuggivano i creditori, agli avventurieri che vi si recavano in cerca di fortuna. Molti emigranti portavano i loro cani al seguito, che erano di tutte le varietà, e venivano utilizzati in molte attività, dalla caccia alla guardia, al traino. Tra le tante razze v'erano anche i Bullen Terrier, ottenuti in Inghilterra dall'incrocio tra Terrier e Bulldog, per ottenere esemplari fortissimi, feroci e agili. Essi erano molto utilizzati nei combattimenti tra cani e continuarono questa attività anche in America, e perfino sulle navi che facevano la traversata per intrattenere passeggeri ed equipaggio. Impiantatisi nella nuova patria, i Bullen Terrier si svilupparono in stirpi proprie americane, pur continuando l'importazione in questo paese dei migliori combattenti inglesi che gli appassionati di queste lotte non esitavano a comprare. Sia in Gran Bretagna che in America, i cani da combattimento venivano chiamati in diversi modi, tra i quali il già citato Bullen Terrier, ma anche Half and Half, Pitbull, Pit è chiamato il recinto dove avvengono i combattimenti, Bulldog, Pit Bull Terrier, Blue Pole Terrier, Yankee Terrier. Nel 1898 fu fondato United Kennel Club, al quale si iniziò a registrare questi cani da combattimento con il nome di American Pit Bull Terrier. Non tutti gli American Pit Bull Terrier venivano però usati nelle lotte e molti appassionati erano decisamente contrari a tale barbara pratica. Per questo un buon numero di cinofili si è riunito nel maggio del 1936 nello Staffordshire Terrier Club d'America ed è riuscito ad ottenere il riconoscimento della razza il 10 giugno 1936 con il nome di Staffordshire Terrier. Nome che fu modificato nel 1972 in American Staffordshire Terrier, essendo stato importato negli Stati Uniti in quell'anno il primo Staffordshire Bull Terrier dall'Inghilterra.
La Federazione Cinologica Internazionale ha ammesso l'American Staffordshire Terrier tra le razze da lei riconosciute solo nel 1985, quando fu certa che l'Amstaff non aveva più nulla a che fare con i combattimenti clandestini da molte generazioni e che la confusione che esisteva, e talvolta ancora esiste, tra American e Pitbull fosse un po' chiarita. Come si può comprendere da questo breve cenno di storia della razza, l'Amstaff, per far riconoscere i suoi meriti dal vasto pubblico, ha veramente dovuto superare i preconcetti e le diffidenze di chi talvolta lo confondeva con altre varietà, con le quali ha ormai solo un lontano passato in comune e nulla di più. Merito ancora maggiore quindi perché il suo successo non è dovuto ad un capriccio della moda, ma all'indiscutibile valore di questi cani. Gli aspetti più significativi del carattere dell'Amstaff sono l'estremo amore per il padrone e per tutti i membri della famiglia, il coraggio proverbiale e l'assoluto equilibrio psichico. Una precisazione che va fatta ed è molto importante è che l'American Staffordshire Terrier, per possedere tutte le qualità descritte, deve assolutamente provenire da un ottimo allevamento. Come in poche altre razze, se l'allevatore non è appassionato e competente, il rischio di trovarsi per le mani un soggetto con un temperamento difficile è alto e solo gli allevatori che conoscono alla perfezione le linee di sangue e cosa comporta il loro utilizzo possono garantire esemplari affidabili e facilmente gestibili. E come si può riconoscere un allevatore serio? Dal fatto che sarà in grado di risalire con i pedigree dei suoi cani fino al 1936 e questi pedigree dovranno essere stati rilasciati solamente dall'American Kennel Club o dopo il 1985 dalla Federazione Cinologica Internazionale. Qualsiasi altra genealogia non ha nessun valore. Se di buon allevamento, l'Amstaff è un cane allegro, giocherellone, sempre attento a quello che accade attorno a lui, ma non invadente o noioso. Possiede un buon senso dell'umorismo e le buffe e divertenti espressioni che assume di fronte alle più impensabili situazioni ne sono la prova. Inoltre accetta divertito i piccoli e simpatici scherzi che i membri della famiglia possono fargli, come ugualmente accetterà con espressione allegra, che talvolta appare perfino sorridente, poiché quando è felice o si diverte allunga le labbra verso l'indietro a mo' di sorriso, le simpatiche prese in giro quando si comporta in modo ridicolo. Con tutti i membri della famiglia è dolce e affettuoso, tollerante con i bambini più piccoli e grande compagno di giochi di quelli più grandi. E proprio con i bambini piccoli o con chi è in condizioni di salute non eccellenti, dimostra una delicatezza e una tenerezza sorprendenti. Caratteristica che ha permesso di impiegarlo con sorprendenti risultati nella pet therapy, specialmente come sostegno dei bambini che hanno subito violenze, poiché la dolce sicurezza che l'Amstaff riesce a trasmettere a chi è con lui ha un benefico potere calmante e tranquillizzante. In casa, l'American Staffordshire Terrier è tranquillo e poco invadente, ma riesce a riempire le giornate dei suoi padroni con la sua travolgente simpatia, senza mai esagerare con gli atteggiamenti festosi. L'affetto che riserva in modo uguale a tutti i membri della famiglia e di casa si moltiplica con la persona che all'interno del nucleo familiare lui ha scelto come capobranco. E qui bisogna fare un'altra precisazione. L'American Staffordshire Terrier è un cane dal forte carattere, specie i maschi, e necessita assolutamente di un padrone che sappia imporsi senza brutalità, ma in modo estremamente deciso. Fin da quando è cucciolo, chi assumerà il ruolo di capo nel branco famiglia dovrà dimostrare di essere lui il punto di riferimento di tutti e di essere l'essere umano al quale il cane dovrà assoluta obbedienza. La fase più delicata, ribadiamo specie nei maschi, si ha nell'età della maturazione sessuale e dell'adolescenza, tra i 12 e i 20 mesi, quando il cucciolone, seguendo l'istinto dell'antenato selvaggio, il lupo, tenterà la scalata alla gerarchia sociale della famiglia e cercherà di divenire lui il capo. Generalmente in questa fase disubbidirà, cercherà di fare di testa sua, se potrà si allontanerà. È questo il momento nel quale il padrone deve dimostrare la massima fermezza e non lasciar passare la sia pur minima mancanza.
è in gioco una lunga e serena vita assieme al vostro Amstaff, che se in questa fase sarà obbligato ad accettare la sua posizione di inferiore nella scala gerarchica della famiglia, vi si adatterà contento e non tenterà più atti di ribellione. Per questo è molto importante che un American Staffordshire Terrier sia in mano solo a persone che sappiano imporsi decisamente come capi del gruppo, non perché siano diverse le reazioni di questa razza da quelle di altre dal temperamento forte, ma perché i mezzi fisici di questi cani sono eccezionali. Quindi mai il padrone dovrà tollerare una disobbedienza. Mai dovrà permettere al suo cane di fare quello che vuole senza ascoltare i suoi richiami. E soprattutto mai dovrà essere intimorito dal suo Amstaff, poiché se il cane capirà che mostrando i denti ottiene quello che vuole, sarà persuaso di essere lui il capo del branco e difficilmente si riuscirà a fargli cambiare opinione. Il padrone giusto per questi cani è quello che riesce ad imporsi per la sua forte personalità e per la stima che riesce a guadagnarsi. Comportamenti solo violenti, senza coerenza e senza amore, porteranno ad una grossa delusione. Un American Staffordshire Terrier bisogna dimostrare di essere degni di possederlo e non tentare di sottometterlo cercando di spaventarlo, perché lui non conosce la paura e se perde la stima per il suo padrone, ben difficilmente la ritroverà. Inoltre non bisogna scordare che l'Amstaff è un po' testone, e questo lo ha ereditato dagli antenati, che dovevano attaccare avversari forti e potenti, senza tenere minima considerazione le conseguenze e continuando anche se ferito o addirittura morente. E senza una dose monumentale di coraggio e cocciutaggine ciò sarebbe stato impossibile. In queste considerazioni, un ruolo importante lo hanno gli allevatori, che non dovrebbero mai cedere i loro soggetti a persone delle quali non siano più che sicuri che abbiano le caratteristiche adatte per tenerli. Spesso, con cani dal forte temperamento, i problemi vengono perché chi li vende pur di guadagnare non seleziona i futuri proprietari, affidando nelle mani di gente incapace di tenerli dei cani che, gestiti da persone esperte, potrebbero dare enormi soddisfazioni. Se proveniente da eccellente allevamento e se bene educato, un'altra affascinante caratteristica del temperamento dell'Amstaff è l'equilibrio. Si tratta di cani saggi che sono perfettamente in grado di capire le intenzioni delle persone e di adottare di conseguenza i comportamenti adatti. Con gli amici di casa, gli Amstaff sono cani cordiali, dolcissimi, simpatici e assolutamente inoffensivi e giocherelloni. Con gli estranei, pur essendo inizialmente diffidenti, ma niente di più, quando capiscono che la persona è inoffensiva, divengono indifferenti, pur rimanendo sempre in costante attenzione verso quello che accade, perché una delle caratteristiche richieste dallo standard nel carattere è proprio che questi cani devono essere sempre attenti a quello che accade attorno a loro. La sicurezza dell'Amstaff deriva dal coraggio straordinario che possiede. Non è un coraggio isterico che porta ad eccessiva aggressività e fa reagire il cane al minimo stimolo. È un coraggio sicuro, affidabile, che si basa sulla consapevolezza della propria forza, sulla calma prudenza che fa ben riflettere prima di intervenire. Ma se fosse indispensabile, la reazione di un American Staffordshire Terrier di fronte ad un pericolo per sé o per chi ama sarebbe fulminea, temeraria e terribile nei suoi effetti, poiché il morso dell'Amstaff è tra i più potenti che ci siano e la massa non indifferente è in grado di atterrare un uomo in un istante. Si tratta pur sempre di cani molto muscolosi, con potenti mascelle e muscoli delle guance, masseteri, sviluppatissimi. L'altezza al garrese va dai 46-48 cm per i maschi e ai 43-46 cm per le femmine, con un peso che non è riportato nello standard, ma solitamente è di 26-32 kg nei maschi e 23-29 kg nelle femmine. Una stazza di tutto riguardo, specie se si considera che è fatta tutta di muscoli e ossatura fortissima.
Per di più, alla potenza tipica dei molossoidi, l'Amstaff unisce la rabbia furiosa dei terrier e questa miscela, che è stata la chiave dei successi dei suoi lontani antenati, quando dovevano combattere contro avversari talvolta molto più grossi e forti, come l'orso o il toro, oggi che la razza è divenuta l'affidabile ed equilibrata compagna della famiglia, rende l'American Staffordshire Terrier un formidabile guardiano e difensore delle persone. Un aspetto del carattere che va controllato è l'aggressività verso gli altri cani, specie nel maschio. Non che l'Amstaff sia più aggressivo di altre razze, ma qui i mezzi a disposizione sono eccezionali e poi la tenacia nella lotta non lo fa desistere anche a costo della vita. Ecco perché un Amstaff non deve mai essere lasciato vagare libero dal guinzaglio in luoghi pubblici o dove potrebbe incontrare altri cani. D'altra parte, la legge già prevede che i cani non siano lasciati liberi dal guinzaglio o che almeno in tal caso indossino una museruola, ma l'abitudine di tenere il cane al guinzaglio è certamente da preferire, anche per evitare possibili incidenti stradali. Da quanto fin qui detto, si deduce che un American Staffordshire Terrier, proveniente da un buon allevamento, è un cane affidabile, forte, affettuoso e generoso, gentile con tutti, specie i bambini, sicuro guardiano e formidabile difensore delle persone. L'American Staffordshire Terrier può vivere senza problemi sia in appartamento che all'aperto, poiché è robustissimo e resiste a tutte le intemperie senza risentirne. Tuttavia, bisogna dire che tra le due possibilità, se potesse scegliere, certamente preferirebbe l'appartamento perché adora il contatto con il padrone, vivere in famiglia, seguire e controllare dalla sua cuccia tutto quello che accade. Indiscutibilmente, l'Amstaff è un cane da casa. In questo è favorito da un mantello di pelo corto, praticamente senza odore, che per essere mantenuto in ordine richiede solo qualche spazzolata due o tre volte alla settimana e pochi bagni. Nonostante la potenza dell'insieme, ha una taglia che si adatta anche ai piccoli monolocali e basterà portarlo tre o quattro volte al giorno a passeggiare per farlo felice. Per lui l'importante è stare con il padrone. Oltretutto la sua linea essenziale e funzionale è di particolare bellezza. Una bellezza accentuata dai bellissimi colori ammessi per la razza, che vanno dal bianco, ma non deve essere più dell'80% del mantello, al fulvo, al rosso, al tigrato. Inoltre il pelo è brillante e lucente. Un aspetto semplice, funzionale e bellissimo. Pur senza essere invadente, l'Amstaff è un piacevolissimo compagno. Si potrà portarlo ovunque senza problemi grazie alla taglia contenuta che ne facilita gli spostamenti. Viaggia volentieri sia in automobile che sui mezzi pubblici ed è molto resistente agli sbalzi di temperatura, quindi non presenta nei viaggi i problemi di altre razze. Non sbava, abbaia pochissimo e solo se è assolutamente necessario. Accoglie senza disturbare ospiti e amici. Se viene lasciato da solo in casa ed è stato abituato con un po' di esercizio a rimanervi, non farà danni e aspetterà tranquillo il vostro ritorno. Con gli altri animali di casa, gatti, uccelli, conigli, eccetera, se il cane entra in famiglia da cucciolo, potrà convivere senza problemi se gli altri animali sono già presenti o vengono presi quando è in giovanissima età. Diversamente, difficilmente un Amstaff adulto accetta l'ingresso di animali nuovi nel suo dominio. Tuttavia, vi sono eccezioni. Bisogna ricordare che questi cani non convivono pacificamente con i loro simili dello stesso sesso, specialmente i maschi. È un aspetto del carattere che bisogna tenere ben presente, perché se in casa già vive un cane maschio adulto e si introduce un Amstaff cucciolo, inizialmente giocherà, ma quando diverrà maturo anche lui, le risse per il predominio sono più che probabili. E una lotta con un Amstaff potrebbe avere conseguenze irreparabili. L'American Staffordshire Terrier ha conquistato nel nostro paese brevetti importanti in prove di difesa ufficiali e ha dato eccellenti risultati nelle squadre della protezione civile per la ricerca delle persone sepolte e in gare di agility e obedience. Questo grazie alla docilità e la predisposizione ad apprendere e a far contento il padrone con il suo operato. Tuttavia, è bene non agire in modo da accentuare l'aggressività,
poiché una volta esasperata sarebbe difficile da controllare per chi non è più che esperto. L'addestramento ideale per l'Amstaff è quello all'obbedienza e al comportamento corretto, fatto magari contemporaneamente ad un corso di socializzazione. È però necessario rivolgersi solo ed esclusivamente a persone molto competenti, poiché il rischio di rovinare per sempre il carattere del cane se vengono usati metodi sbagliati è grande. Informatevi bene dal vostro allevatore su chi è in grado di addestrare un cane dal carattere tanto sensibile e forte nello stesso tempo. Una fase molto importante è quella della socializzazione, sia dei soggetti maschi che delle femmine. Quando le vaccinazioni saranno sicuramente attivate, fate in modo che il vostro cucciolo di Amstaff stia il più possibile a contatto con altri cani di tutti i sessi e di tutte le età, in modo che si sviluppi l'istintivo cammino nell'occupazione del suo posto nella scala sociale canina. Tutti i cani adulti normalmente hanno nei confronti del cucciolo un atteggiamento affettuoso, ma intransigente nell'esigere il rispetto di determinate regole di comportamento. Non spaventatevi se vedrete un adulto abbaiare e ringhiare in modo che può sembrare aggressivo, il piccolo che lo infastidisce mordendolo con i dentini aguzzi, facendogli male, e che magari spaventato piangerà. È una semplice ra alcuna conseguenza, se non quella di far capire al cucciolo che non deve oltrepassare certi limiti. Una buona e frequente socializzazione con altri cani, con bambini e con adulti sconosciuti sarà la migliore premessa alla formazione di una personalità sicura, equilibrata e amichevole. Naturalmente tutte le esperienze che vivrà il cucciolo in questa fase dovranno essere positive, poiché se ne avesse di negative, magari incontrando cani aggressivi a sproposito o bambini che fanno dispetti cattivi, la conseguenza sarebbe un indurimento del carattere e l'insorgenza di atteggiamenti diffidenti e aggressivi. Fortunatamente, l'American Staffordshire Terrier generalmente è fornito di una tempra abbastanza forte da fargli superare anche qualche esperienza negativa senza che il carattere ne risenta. In ogni caso, è bene vigilare finché il cane non è divenuto adulto. L'American Staffordshire Terrier è un cane rustico che si adatta a qualsiasi cibo, sia esso in crocchette, in scatola o preparato a casa. Opta per mangimi già pronti, siano essi secchi in crocchette o umidi in scatola. Questi devono essere di ottima marca, poiché l'Amstaff brucia molte energie e deve essere nutrito in modo sostanzioso ma in quantità non eccessiva. Oggi vi sono alimenti pronti adatti a qualsiasi età e a qualsiasi condizione di salute. Ve ne sono per la fase dello svezzamento, per il cucciolo in crescita, per l'adulto sedentario, per quello che lavora e consuma molta energia, per la femmina in gravidanza e per quella che allatta, per il cane ammalato e per quello anziano o vecchio. Per tutti si trova un apposito mangime e preparato come noi preferiamo. Qualche pezzo di pane secco piacerà al cane che ci giocherà e nello stesso tempo ingerirà fibra e pulirà i denti. L'acqua dovrà sempre essere lasciata a disposizione in quantità abbondante, pulitissima, fresca, cambiata di frequente, se non meglio ancora corrente. L'acqua è ancora più importante se si utilizza un mangime secco. Non scordate di portarne sempre un po' di scorta quando viaggiate col vostro Amstaff. Vietatissimi gli avanzi della tavola. Se l'Amstaff proviene da un ottimo allevamento, tutto il processo della riproduzione, dalla frequenza dei calori alla monta, alla gestazione e al parto, avviene in modo naturale e senza alcun problema. Si tratta di una razza poco manipolata e con istinti e funzioni fisiche semplici e senza complicazioni. Per la monta è bene che sia la femmina a recarsi dal maschio. In questo modo lui si sentirà a casa sua e non sarà incuriosito o stressato da nuove situazioni o dal nuovo territorio. Generalmente dal 10° al 14° giorno, ma possono esservi variazioni in alcuni soggetti, avviene l'ovulazione e la femmina accetta il maschio. Lo dimostra non rifiutando l'incontro e spostando la coda. Se tutto funziona bene, e nell'American Staffordshire Terrier di solito tutto funziona bene, il maschio salirà sulla groppa della femmina ed effettuata la penetrazione rimarrà poi per un tempo che va da 10 a 30 minuti unito alla femmina. Quando si staccherà spontaneamente, la monta sarà finita.
Sarebbe meglio per sicurezza ripetere un secondo accoppiamento a distanza di 2 giorni. La gestazione della madre è normale. Unica avvertenza sarà quella di non farla ingrassare nel primo mese, dandole troppo da mangiare, e di nutrirla con più cibo, meglio se appositamente studiato per le femmine gravide, nel secondo mese, facendo fare sempre del moto regolare alla femmina, riducendolo solo negli ultimi 10-15 giorni. Il parto di un Amstaff è semplice e istintivo, come i gesti all'atto della nascita. Uno ad uno i piccoli usciranno e la madre provvederà a tagliare il cordone ombelicale, a leccare vigorosamente i piccoli per lavarli e stimolare la respirazione e a mangiare la placenta. La cura assidua dei neonati continuerà e la madre si allontanerà dalla cuccia solo per sporcare, tornando poi subito dai suoi cuccioli leccandoli continuamente, stimolando in questo modo la funzione intestinale. La quantità di cuccioli per parto può andare da 3 o 4 fino a 10-11, con una media di 7-9. La mortalità neonatale è inferiore a quella di molte razze canine e i cuccioli sono generalmente sani e vitali. Se proveniente da buona selezione, l'American Staffordshire Terrier è un cane sano, senza patologie specifiche e con una prospettiva di vita di 12-14 anni, ma in America vi sono soggetti che hanno superato i 17 anni. Qualche caso di displasia dell'anca è comparso, ma talvolta accompagna cani pesanti e che probabilmente sono stati fatti muovere troppo da cuccioli, quando l'ossatura non era ancora completamente formata. Per questo bisogna ricordare che un cucciolo non deve essere costretto a fare troppo movimento, basta farlo muovere quanto si sente lui di fare, altrimenti l'ossatura ancora cartilaginea potrebbe subire danni gravi, tra i quali la formazione della displasia dell'anca, rarissima quella del gomito. Anche per la displasia bisogna sottolineare come solo acquistando l'Amstaff da un allevatore serio e che può dimostrare l'assenza di questa patologia nei suoi riproduttori si può essere certi di acquistare un cane sano. E un Amstaff non deve essere sano solo nel fisico, ma soprattutto nel cervello, poiché un buon allevatore, prima che l'aspetto, seleziona il carattere, che deve essere assolutamente affidabile ed equilibrato. Per concludere questo viaggio di studio sull'American Staffordshire Terrier, possiamo ribadire che si tratta di cani meravigliosi. Sono affidabili, affettuosi, coraggiosi, dolci con i bambini e i più deboli, guardiani e difensori, sani, longevi e simpaticissimi. Non potete comprarvi un affetto? Allora compratevi un American Staffordshire Terrier.